una settimana, un giorno. Beh, diciamo che di lavoro anche di meno, nel senso che poi a venerdì sera finiremo con un concerto, il momento finale anche di ringraziamento a quelli che hanno lavorato in Darsena, quindi anche di meno. Tranquillo, dopodiché si lavora tanto, ormai è tutta una corsa, però insomma, penso che stiamo facendo le cose giuste, poi decideranno gli elettori milanesi. Senti, Parisi ha incassato un appoggio di Dario Fo. È un suo diritto, non commento, se ritiene di votare a destra, è un suo diritto, proprio non commento. Questo incontro con le periferie per recuperare i consensi persi? Ma non è questione per recuperare i consensi persi, perché noi siamo dall'inizio, io ho sottolineato un po' lo sforzo che dobbiamo fare con le periferie. Però bisogna intensificare ancora di più, bisogna fino all'ultimo giorno giustamente ascoltare. Poi, intendiamoci, se uno va a analizzare il voto, non è che adesso capisco che Parisi voglia far passare l'idea che io ho vinto in centro, lui ha vinto in periferia. Non è così, insomma, per cui basta vedere, ci sono zone e zone. Certamente le periferie esprimono un malessere, non c'è dubbio. Se nelle prossime ore dovesse arrivare qualche buona notizia dai radicali, serve un assenso da parte della coalizione o insomma, come dimora? No, con la coalizione ci muoviamo sempre insieme, quindi non ho... Ora sta proprio nel trovare la misura giusta per farlo. Giustamente sia Cappato che io, Cappato ha detto non c'è un bisogno di farlo, e anche per me non c'è un bisogno di farlo, ma l'opportunità c'è, per cui io penso che potrebbe essere una buona cosa, ma stiamo verificando in queste ultime ore le condizioni, perché giustamente però un equilibrio con la coalizione ci deve essere. C'è la nuova legge della regione per le case popolari, come la valuta? È un po' da vedere, è un po' da capire, per cui vorrei un po' approfondire la questione, perché come sempre ci sono alcune cose che funzionano, altre di meno. Ne sto parlando anche oggi, anche questo non so se è tema diretto di discussione, però è difficile dare una valutazione. Certamente rimane il fatto che noi con la regione dobbiamo trovare, non si può andare avanti così, che loro fanno una cosa, il Comune di Milano fa una cosa, loro hanno un modello di gestione, noi un altro modello di gestione, quindi bisognerà metterci al tavolo e discuterne. Lei aveva lanciato un appello a Maroni quando era con Del Rio, che aveva fatto il giro delle periferie. Lo confermo, poi questa cosa bisogna fare un giorno dopo il voto. Se sarò io, bene, se sarà Parisi, sarà Parisi, però chiunque si deve mettere a discutere con la regione. Oggi, obiettivamente, io non penso che la regione sia in grado di negare che la situazione di Aler è peggiore. È peggiore per la trascuratezza delle case, per il modello di gestione, perché Aler è obiettivamente un buco, possono provare a negarlo, ma insomma sui bilanci li sappiamo guardare. Quindi io partiamo da questo presupposto, ma troviamo una formula per lavorare assieme, perché quando io vado nelle periferie, anche se mi confronto con un cittadino che abita in una casa Aler, lui guarda me da potenziale sindaco. Ritornando sui radicali, sì. Cappato ha detto che anche in caso di accordo non ritirerebbe il suo esposto sulla sua ineleggibilità. Quello non è un tema, ormai mi pare che non sia neanche una questione all'ordine del giorno, quindi no, quello non mi interessa, non è quello il vincolo, io parlo di programmi, parlo di politica. Un'ultima cosa, oggi il giornale, in edicola con il giornale c'è il Mein Kampf, Renzi ha stigmatizzato questa cosa, lei cosa ne pensa? Che è uno scandalo totale, che è veramente una vergogna, è una vergogna che si permettano di fare una cosa del genere, è un insulto a tutti quelli che hanno sofferto, a tutti i figli e nipoti di quelli che hanno sofferto, io sono veramente esterrefatto ma disgustato da una scelta che dà però la misura di tante cose. Il giornale è chiarissimo che ha avuto nei miei confronti un atteggiamento totalmente negativo, ma bene averli contro se questi sono i personaggi. Senti, ma perché ieri poi non è andato a Torino Lombardia? Una scelta, io ascolto il mio staff sulla comunicazione, quindi non è che sono obbligato a fare tutto quello che mi propongo, gestisco la mia agenda, secondo il mio staff della comunicazione non ero opportuno. Molti cittadini delle case popolari si dicono delusi da quello che è stata la politica della giunta Pisapia. Lei, che si è mostrato sempre in questa campagna incontrunga ovviamente con Pisapia, pensa di poter fare di più?
molti cittadini della Catania Popolare si dichiarano delusi da quello che è stata la gestione negli ultimi 20 anni. È profondamente sbagliato dalla colpa agli ultimi 5 anni. Io certamente penso di poter fare di più, però ripartendo da quello che io ho detto dal primo giorno della campagna delle primarie, senza quattrini ci si ferma la pacca sulle spalle. Siccome io non sono da pacche sulle spalle, farò delle cose, alcune le ho già annunciate, per trovare i fondi e poi agire con determinazione. Questo è quello che io so fare. Quindi chi deve intervenire? La regione, il governo? No, il comune, l'ho già detto più volte. Una via è, spero che riusciremo in fretta a esercitare il nostro diritto, che è quello di uscire da Serravalle, ed è il nostro diritto, Salvini, scusate. Parisi può fare lo spiritoso, ma gli chiedo, ok, se diventi sindaco cosa fai? Non cerchi di esercitare un diritto del comune per ottenere i fondi dalla Serravalle. Se non sarà quello, venderemo quote di partecipazione senza perdere il controllo, ma le prime dismissioni di patrimonio saranno dedicate a creare patrimonio e quindi a mettere in ordine le case. Sulle case non c'è nulla da inventarsi, guardate, c'è un progetto di MM che dice con chiarezza due numeri. Il primo è la manutenzione straordinaria merita un intervento da circa 100 milioni, le case sfitte per essere messe in condizione di essere affittate un'altra trentina, servono 130 milioni. Poi qualcuno può strumentalizzare, ma se una casa sfitta viene consegnata a qualcuno è molto difficile che a quel punto ci siano fenomeni di abusivismo selvaggio, quindi bisogna fare in fretta però. Grazie.